quando chiudiamo le mail, ecco, ci salutiamo con baciamo le mani. Permacultura in Sicilia sicuramente conosce Peppe Arena, è stato uno dei primi ad appassionarsi alla permacultura e ha percorso tutta la regione per farla conoscere. L'ho incontrato nella sua casa di Modica, dove mi ha raccontato com'è nata la rete dei permacultori siciliani. Tutto è iniziato con il primo corso di permacultura fatto in Sicilia a ottobre del 2010. E alla fine del corso i corsisti, che avevamo vissuto quei 15 giorni insieme, insomma tutte le 72 ore H24, eccetera eccetera, non ci volevamo più mollare sostanzialmente, perché si è creata comunque una bella relazione, una bella amicizia fra le persone, avevamo scoperto tutti insieme e visto tutti insieme un attimino quali erano le cose belle della permacultura. Poi, vivendo in un'isola comunque sia, l'incontrarsi era una cosa ordinaria, proprio avevamo bisogno l'uno dell'altro per chiacchierare, scambiarci le nostre opinioni, perché avevamo trovato nell'altro la persona con cui potevamo tranquillamente parlare senza giudizi, pregiudizi. L'esperienza siciliana è stata presa a modello anche nel resto d'Italia. Quando si comincia a fare permacultura è importante partire dalla teoria, ma anche mettere in pratica, e quando il proprio progetto può essere condiviso con gli altri è molto più facile da realizzare. Questo incontro che ci facevamo settimanalmente, mensilmente, se prima era un incontro goliardico fra amici, poi si è trasformato in mutuo aiuto, perché l'incontro non era soltanto per incontrarsi, ma anche per realizzare qualcosa di permaculturale. E vedere come in un venerdì, sabato e domenica, dall'esigenza del padrone di casa di voler realizzare qualcosa, quindi lanciare un'idea o il sogno, e poi vedere quello che ne usciva fuori dopo che eravamo passati 10 persone, cioè proprio stupefacente. Se aumenta il numero delle persone coinvolte si possono creare più gruppi in base agli interessi o in base alla vicinanza fisica. Oggi a livello di mutuo aiuto regionale ne facciamo un pochettino meno, ma perché sono cresciuti invece maggiormente i gruppi locali. È più semplice anche incontrarsi a livello locale, perché la Sicilia comunque è un'isola ma è immensa, è un continente. All'inizio può sembrare difficile creare una rete con persone che vivono anche lontano da noi, in realtà quando ci sono dei valori condivisi la rete si crea quasi da sola, un po' come in un sistema naturale. Noi non abbiamo progettato niente, è stato tutto molto casuale. Sentirsi dire che oggi si guarda alla Sicilia come modello, per me che sono siciliano, che sono cresciuto con la mentalità che dovevamo guardare il nord, il nord-est come modello di sviluppo, fallimentare fra le altre cose, è piacevole sentire sta cosa. Facciamo le mani, che anagramma viene PCCLEANI. Io ho creduto nella permacultura perché l'orto è sovversivo, ok? Ma l'orto è anche antimafia, cioè a parte contro il sistema, la mia scelta è come una scelta antimafia. A me nessuno mi può venire a puntare la pistola e dirmi non ti fare le melanzane e compratele. Che vuoi? Se fai come? Se fai dall'altro, se fai così, se fai boh. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace qua sotto e seguite il bosco di Ogigia.it.